Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di astronomia. Oggi parleremo un po' delle possibili evoluzioni future dell'universo. Vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, a condividere, ad iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e anche ad attivare la campanellina. Ora passiamo al video. Le possibili evoluzioni future dell'universo possiamo ben capire che saranno influenzate, e cioè dipenderanno, da ben due forze a noi molto note. E cioè sto parlando della forza di attrazione gravitazionale e della forza centrifuga. Possiamo dire che la forza di attrazione gravitazionale tende a far comprimere l'universo, mentre la forza centrifuga tende a farlo espandere, a far espandere l'universo. Inoltre, un altro tipo di energia che fa espandere il nostro universo è l'energia oscura, questa materia che ancora a noi non nota, questa energia non nota, non sappiamo da cosa sia fatta, ma sappiamo soltanto che influisce con noi, essendo che fa espandere l'universo. Ora non mi soffermerò sull'energia oscura, essendo che ne ho già parlato in uno scorso video di astronomia. Oggi andiamo un po' a soffermarci sulle possibili evoluzioni future dell'universo, che saranno quindi influenzate da queste due forze. Come potete leggere nel monitor, le evoluzioni future dell'universo saranno tre. Se l'attrazione gravitazionale e la forza centrifuga saranno in equilibrio, quindi in pratica si eguaglieranno come ad oggi, possiamo ben capire che l'universo entrerà in una sorta di espansione continuata senza fine. L'espansione quindi continuerà senza fine, le stelle consumeranno tutto il loro combustibile e le galassie diventeranno sistemi oscuri di corpi freddi e inerti. E col passare dei miliardi di anni, dei miliardi e miliardi di anni, in uno spazio ora enormemente dilatato, buio e vuoto, resteranno soltanto a vagare delle poche particelle su orbite tra loro infinitamente lontane. Quindi in pratica è come se l'universo si andasse man mano a spegnere, a consumarsi, a frammentarsi con il passare dei miliardi di anni, dei miliardi e miliardi di anni. Se invece nel nostro universo, in un certo momento, la forza di gravità riuscisse a prevalere sulla forza centrifuga, possiamo ben capire che l'universo andrà man mano a comprimersi. Quindi le galassie finiranno per arrestare la loro fuga e per invertire il loro movimento, dando così inizio ad una contrazione dell'universo. In questo modo le temperature tornerebbero ad aumentare, nuove stelle si accenderebbero, gli elementi pesanti si disintegrerebbero e anche l'idrogeno ed elio si dissolverebbero in energia e tutto precipiterebbe nello stato primordiale, e cioè in un cosiddetto Big Crunch, un grande collasso. E in seguito il Big Crunch sarebbe la fine dell'universo, oppure potrebbe innescarsi un nuovo Big Bang, e quindi in pratica da questo potremmo anche capire che noi siamo in un ciclo dell'universo. E il ciclo in pratica che cos'è? Sono le varie fasi che accadono tra la nascita dell'universo e quella seguente, se appunto la forza di gravità in un certo momento va a prendere la meglio, a prevalere sulla forza centrifuga, in questo modo da far collassare l'universo in uno stato iniziale denso, caldissimo, di densità quasi infinita e di temperatura elevatissima, in questo modo creando un grande collasso, Big Crunch appunto, e poi in seguito di nuovo una dilatazione dello spazio-tempo, e c'è cioè appunto il Big Bang. Se invece la forza centrifuga andrebbe a prevalere sulla forza di attrazione gravitazionale, potremmo capire che l'universo non si andrebbe a collassare, ma entrerà in una fase di espansione accelerata. Si inizierà ad espandere in pochissimo tempo di molto, e questa espansione accelerata con il passare del tempo causerebbe la disgregazione dell'universo, che è chiamata Big Rip, e cioè tradotto dall'inglese grande strappo. Entriamo ora un po' più nella realtà e iniziamo a capire cosa gli astronomi, gli astrofisici
hanno pensato per la possibile evoluzione futura dell'universo, perché ora in generale vi ho elencato le possibili evoluzioni dell'universo, le possibili evoluzioni future dell'universo, che quindi sono tre. Se la forza centrifuga è uguale alla forza di attrazione gravitazionale, allora si avrebbe un universo in espansione continuata. Se invece la forza di attrazione gravitazionale prevalesse sulla forza centrifuga, allora l'universo entrerebbe in una fase di contrazione, mentre se la forza centrifuga prevalesse sulla forza di attrazione gravitazionale, potremmo allora pensare in un universo in espansione accelerata. E tra le varie scoperte che hanno fatto astrofisici e anche astronomi, si dice che l'ipotesi per ora più reale, che potrebbe essere più vicina a noi, è la terza, e c'è un universo in espansione accelerato, perché si sta valutando, si sta osservando che grazie anche a questa energia oscura, a questa sorta di materia, e non si sa neanche se è materia, sta facendo espandere il nostro universo, ci stiamo un po' immergendo, pensando che allora la possibile evoluzione futura dell'universo sarà un universo in espansione accelerata, e quindi un universo che si andrà a disgregare grazie appunto a questa espansione accelerata dell'universo. Ora siamo arrivati alla fine del video, spero che le idee sulle possibili evoluzioni future dell'universo vi siano chiare. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, a condividere, ad iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e anche ad attivare la campanellina. Noi ci vediamo giovedì per un video a tema astrofotografia e vi ricordo anche di andarmi a seguire sul mio sito internet e sulle mie pagine Facebook e Instagram. Lascio il link qui sotto in descrizione.